La perdonanza ci riprova, sarà così ripresentata la candidatura della perdonanza come patrimonio immateriale dell'UNESCO. Sarà presentato un nuovo documento basato ancora una volta sul valore della solidarietà sociale dei popoli che la perdonanza rappresenta. Nel documento si sì, spiegheranno meglio anche gli altri dettagli e gli altri valori incarnati dalla perdonanza celestiniana. A supportare il progetto il professor Francesco Sabatini, il presidente merito dell'Accademia della Crusca, da sempre vicino all'Aquila e alle sue tradizioni. Per presentare di nuovo la candidatura il Comitato si è appellato a tutte le istituzioni italiane, a partire dal Presidente della Repubblica. La candidatura della perdonanza come patrimonio immateriale dell'UNESCO è infatti una questione nazionale. Conto di quelli che sono stati i pretesti, perché tali bisogna considerarli per fermare all'ultimo momento nella prima eh, operazione e quindi tecnicamente i documenti, gli approfondimenti, di nuovo le adesioni delle istituzioni anche estere. A livello della responsabilità politica abbiamo... Fatto pervenire i tre ministeri che poi sono quelli che devono decidere all'unanimità questa candidatura, cioè beni culturali, Ministero degli Esteri e Ministero dell'Agricoltura che è, è entrato in queste decisioni da qualche anno, che eh, c'era stato certamente un equivoco, un'incomprensione, una disattenzione meglio verso il valore di questa. Eh, questo valore, questo patrimonio eh, che aveva eh, ricevuto il consenso di molti rappresentanti esteri, anche di paesi di diversa fede religiosa, quindi non c'è nessun ehm, intralcio di quel tipo. E ora ci prepariamo a fornire docu questa documentazione nuova alla riunione del gruppo italiano. Che deve riproporla a Parigi. E avverrà entro la fine di marzo, questa ripresentazione. Le buone pratiche da adottare per preservarsi dal rischio di truffe ed evitare di cadere nelle mani dei malviventi è stato il tema dell'incontro del carabiniere tra la gente. L'Arma ha infatti partecipato, con i suoi massimi esponenti, all'incontro organizzato alla Cassetta che non c'è di pagliare di sassa. Tra la gente per la gente. I carabinieri con questo gesto si confermano di incarnare lo spirito dello Stato, della sicurezza e della solidarietà cittadina, ancora viva nel terzo millennio grazie a queste iniziative. Io ringrazio tutta l'associazione che ha voluto organizzare questo incontro che per noi è un'opportunità, un'opportunità per dare degli utili consigli alla cittadinanza di cui ci sentiamo assolutamente una parte integrante, una parte importante ed integrante della stessa. Ciò al fine di poter consentire delle valide difese a chi effettivamente ha una posizione di debolezza rispetto ad altri. Abbiamo appunto parlato di um, diverse uh, figure di reato, ma soprattutto abbiamo posto l'accento su quello che è il, il, il reato uh, che ultimamente sta uh, dando più fastidio uh, a... A livello nazionale, che è quello appunto delle truffe agli anziani. La nostra vicinanza, la nostra prossimità alla cittadinanza è finalizzata ad assicurare sicurezza, una sicurezza partecipata eh, cui, di cui appunto il cittadino eh, fa parte con le sue segnalazioni. Un defibrillatore portatile semiautomatico di ultima generazione che parla e indica che cosa fare. È stato questo il dono fatto dalla Confartigianato L'Aquila in collaborazione con la sede locale della Croce Rossa Italiana alla piscina comunale dell'Aquila. Uno strumento utile per il primo soccorso che arricchisce l'apparato di sicurezza della storica struttura acquatica del capoluogo. La Croce Rossa sempre vicino alla, alla prevenzione e alla diffusione proprio della salute, in collaborazione con la Confartigianato con ha portato avanti questa iniziativa grazie anche a un gruppo di volontari della Croce Rossa che donano il sangue perché è la loro attività principale al servizio sempre della gente e eh, insieme abbiamo deciso di donare questo defibrillatore e di metterlo qui alla piscina comunale. Uh, fermo restando che noi abbiamo già formato il personale della piscina all'utilizzo del defibrillatore per uh, intervenire prontamente in caso di necessità è un defibrillatore che con un corso di otto ore uh, che poi viene ripetuto perché vengono fatti i retraining dopo due anni uh, dà la possibilità a tutti i laici di intervenire quindi ut applicando, utilizzando le manovre di rianimazione cardiopolmonare e Insieme utilizzando la macchina. Non è una macchina, non è, non è dannosa, è, fa un po' tutto lui, parla da solo. Quindi nei momenti del bisogno, quindi quando viene effettuata la manovra di rianimazione cardiopolmonare, eh, al momento della necessità di applicazione delle piastre quindi, e della scarica, il defibrillatore dà le istruzioni. Ecco perché è comodo, è facile e può essere utilizzato anche da personale che non è. Medico. e abruzzese la mano dell'artigiano orafo che realizzerà i rosoni siciliani che saranno poi messi in vendita al British Museum di Londra. L'orafo Giuliano Montaldi porta l'arte orafo appunto, ma quella abruzzese al British Museum a Londra. Come si è arrivati a questo grandissimo risultato? Allora, la nostra azienda partecipa come ogni anno All'Internazionale di Gioelleria, che si svolge a Londra, e presso l'Olympia London, c'è una sezione di Goldsmith, cioè di artigiani orafi, nel secondo livello. E lì e durante questa mia manifestazione sono stato contattato dal, dai rappresentanti del British per realizzare dei rosoni della chiesa di Sant'Agostino di Palermo. Loro acquisteranno questo prodotto e lo venderanno. È... Il prodotto sarà venduto nello shop del British? Esatto, c'è questa manifestazione in omaggio alla regione siciliana che durerà quattro mesi dal mese di maggio fino al a fine settembre. Con che spirito ha accolto questa iniziativa? Beh, il piacere di entrare in uno dei musei più importanti del mondo, dove ci sono 6 milioni di visitatori, e essere, diciamo, anche i miei pezzi sono in questo museo così importante. Le racchette da neve per esplorare le bellezze naturalistiche dell'altopiano di Campo Felice. Saranno proprio loro le protagoniste della dodicesima edizione di Racchette in Gran Sasso, in programma domenica 14 febbraio alle ore 9 con partenza dall'Hotel Vecchia Miniera sull'altopiano di Campo Felice. L'evento è stato organizzato per il dodicesimo anno di fila dalla sezione Aquilana del Club Alpino Italiano. Il direttore della scuola di escursionismo, Felice Flati, spiega ai nostri microfoni come si svolgerà la particolare giornata con le racchette in mano. È un percorso di media difficoltà di 5 km e 300 metri, in più ci sarà un altro percorso per le famiglie, per i bambini. E purtroppo quest'anno siamo svantaggiati da questo problema che c'è del meteo e della neve, però la sezione ha voluto mantenere questa data perché abbiamo una serie di impegni con le altre sezioni e ospiteremo molte sezioni del centro Italia, per cui anche se non ci sarà una nevicata abbondante che la prevediamo in queste ore. Eh, comunque, faremo questo incontro per stare tutti insieme nello spirito di quello che è la montagna che unisce e avvicina le persone. La manifestazione sarà l'occasione per valorizzare le bellezze naturalistiche di Lucoli, palcoscenico della giornata. Eh, siamo onorati, è importantissimo questo evento e siamo onorati che il CAI eh, ha tenuto a valorizzare, perché sono stati loro a proporci. E le bellezze naturalistiche di, del, della valle Lucolana. Questa è la seconda edizione che si svolgerà a Lucoli, nel territorio di Lucolano. E, la prima è stata fatta direttamente sulla piana di Campo Felice. Questa volta invece si tende a valorizzare proprio la vallata, quindi dalla partenza della vecchia miniera verso Casamaina, quindi un percorso, se vogliamo, nuovo. E anche un po' più impegnativo e che porterà certamente ad apprezzare eh, tutti coloro che parteciperanno a questa ciaspolata le bellezze eh, della nostra vallata.